la gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo in un nuovo video sul mio canale. Oggi ho la casa tutta per me, quindi approfitto di questa cosa, di questa gioia che capita una volta su mille per poter registrare questo video e registrarlo in una stanza diversa da quella che vedete abitualmente, cioè camera mia. Quindi spegniamo la luce innanzitutto e andiamo di là, così iniziamo questo video. Innanzitutto ovviamente vi invito a seguirmi su Instagram, @notterin, e ovviamente a lasciare un mi piace a questo video e andare a recuperare video che invece non avete visto durante la settimana. Bene, e oggi andiamo a parlare di come studiare senza perdere la testa. So che è una cosa che vi interessa, quindi mi raccomando un bel pollicione in su prima di iniziare. Avete un esame, una verifica o un'interrogazione e non sapete assolutamente niente? Ovviamente dovete studiare, ma non avete assolutamente nessuna voglia di farlo. Un po' come me in questo periodo, diciamo. Beh, per vostra fortuna però ho trovato un metodo che, devo dire, funziona abbastanza bene. Il metodo in questione si chiama metodo del pomodoro e consiste in una cosa del genere. Praticamente è un timer suddiviso in 25 minuti di studio, 5 minuti di pausa per fare quello che volete, altri 25 minuti di studio a concentrazione assoluta e 15 minuti di pausa da una sessione all'altra. Quindi 25-25 formano una sessione e c'è una pausa di 15 minuti, insomma, tra una sessione e l'altra. Questo timer è molto utile perché secondo me in quei 25 minuti voi sapete che dovete stare concentrati e 25 minuti sono un periodo molto più piccolo, insomma, di tempo, diciamo, rispetto ad un'ora. Se noi partiamo con la consapevolezza di dover fare un'ora concentrati, sicuramente ci perderemo a fare altre mille cose. Invece se noi partiamo con la consapevolezza di fare solo 25 minuti di concentrazione, è molto più facile, secondo me, essere concentrati. Ovviamente nei 25 minuti in cui dovrete studiare non dovete usare lo smartphone o comunque il computer o quel che sia, a meno che non si tratti di utilizzarlo per scopo didattico, quindi appunto se scrivete il riassunto del libro sul computer ovviamente potete usarlo, altrimenti non avrebbe senso. E la cosa bella di questo metodo è che ci sono delle app apposite che vi bloccano tutte le applicazioni al di fuori di quelle che scegliete voi. Perché è un buon metodo? Beh, perché semplicemente, come ho già detto prima, il vostro cervello si abituerà all'idea che dovrete stare concentrati per solo 25 minuti, che appunto sono molto meno di una o due ore, o anche di più, e ciò vi porterà ad essere quindi più produttivi. Ovviamente poi nei 5 minuti di pausa potrete staccare un attimo e fare quello che vi pare per poi riprendere nuovamente la concentrazione. E se non mi sbaglio, proprio l'app vi permette di utilizzare il telefono anche con le altre app, insomma, nei 5 minuti di pausa. L'ho provato per più di 2 ore di seguito e devo dire che questo metodo mi ha aiutato tantissimo. Quindi vi consiglio di provare a vedere se fa il caso vostro. Poi, come già detto, dopo la prima ora di studio avrete una pausa più lunga di 15 minuti, che vi permetterà ovviamente di riprendere un attimo fiato e fare anche altro, tipo alzarvi, farvi un giro per la casa, prendere un po' d'aria e cose del genere. Per usare questo metodo potrete scaricare diverse app e adesso vi dirò le tre che secondo me sono le migliori. La prima è Brain Focus, la seconda è Focus To Do e la terza è Pomodoro Reminder. Io uso la seconda applicazione che è Focus To Do e mi ci trovo benissimo. Ovviamente potete scegliere tra queste tre quella che preferite, ma ce ne sono anche tantissime altre che però non sto qui a dire perché altrimenti potrei starci una giornata intera. L'app Focus To Do, che è quella che uso io, vi permetterà anche di creare obiettivi e di guardare le statistiche di utilizzo. Mi sto trovando davvero bene con questo metodo, anche se all'inizio ero un po' scettica al riguardo perché comunque lo reputavo abbastanza inutile, dato che comunque, diciamo, potevo benissimo concentrarmi da sola. Però boh, mi sto trovando bene, quindi fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate di questo metodo, se l'avete mai provato, se volete provarlo. E ovviamente se lo userete vi invito a farmi sapere se lo trovate utile oppure inutile. Purtroppo ragazzi abbiamo fatto la scelta di studiare, quindi ci tocca, insomma, in un modo o nell'altro dovremo portarci avanti con lo studio. Però secondo me farlo a piccoli passi è la cosa migliore. Quindi è per questo che vi consiglio, soprattutto se siete studenti universitari come me, di non ridurvi all'ultimo per fare tutto. Quindi mentre seguite i corsi, a parte gli appunti che prendete a lezione, cercate anche di portarvi avanti almeno con il riassunto del libro o dei testi che dovete studiare, perché altrimenti vi troverete poi all'ultimo che dovrete fare tutte le cose insieme e sarà un casino incredibile. Guardate che a me i riassunti del libro di diritto, insomma, mi stanno richiedendo davvero tantissimo, ma tantissimo tempo.
soprattutto perché il libro è bello grande e soprattutto perché ci sono tantissime cose importanti da dire e quindi non è come alle superiori che tu tralasci praticamente tutto e dici quattro parole in croce. Ovviamente l'università non funziona così e quindi c'è bisogno di stare molto più tempo dietro ad una singola materia. E niente ragazzi, io però direi che per questo video sui consigli scolastici può essere tutto. Ho visto che i video riguardo la scuola, il mio metodo di studio, l'università e tutto vi piacciono, quindi probabilmente in futuro ce ne saranno degli altri. Vi invito ovviamente a farmi sapere che cosa ne pensate di questo video qua sotto nei commenti e di farmi sapere magari anche qual è il vostro metodo di studio o cose del genere. E niente, io spero che questo video vi possa tornare utile e noi ci vediamo martedì alle 16 con un prossimo video sempre qua sul canale. E nel frattempo vi invito a lasciare un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto e bella!